nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti del 128. Trasformare in coraggio la rabbia dentro di noi. E tutto che saltava in aria, c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. E allora è venuto il momento di organizzarsi, di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea. Dalle scuole ai quartieri alle fabbriche, per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, ma era una tua immagine o soltanto una bella invenzione. È venuto il periodo dei lunghi discorsi, ripartire da zero e occuparsi un momento di noi, affrontare la crisi, parlare, parlare, sfogarsi e guardarsi dentro per sapere chi sei. E c'era l'orgoglio di capire, poi la certezza di una svolta, come se capir la crisi voglia dire che la crisi è risolta. E allora ti torna la voglia di fare un'azione, ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai. Sulla certezza che resta è la tua confusione, il vantaggio di avere coscienza di quello che sei. Ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è l'unica sostanziale differenza da un borghese normale. Allora ci siamo sentiti sicuri e stravolti, come reduci, laceri e stanchi, inutili eroi, le bende perdute per strada e le fasce sui volti. 40 anni e siamo qui a raccontare ai nipoti che noi buttavamo tutti in aria, c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia. Noi buttavamo tutto in aria, c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio la storia.